Buongiorno da Bittimo News. Oggi, 13 aprile, è San Martino I. Il 13 aprile è una delle date designate per celebrare l'amore in quanto è la giornata mondiale del bacio. Si tratta di una festa nata in Gran Bretagna nel 1990, presto diffusa in tutto il mondo con l'obiettivo di ricordare quanto può essere importante un bacio. Questa ricorrenza, celebrata il 13 aprile per omaggiare un episodio particolare, è accaduto proprio in Gran Bretagna alla fine degli anni 20 del Novecento. Ovvero il bacio più lungo della storia, un bacio che è durato ben 46 ore ad opera di una coppia thailandese. I due infatti parteciparono a un concorso ed entrarono nel Guinness World Record. La stessa dolce ricorrenza si celebra anche il 6 luglio per omaggiare un altro record raggiunto dalla stessa appassionata coppia. In occasione di questa data, il bacio record durò ben 58 ore, 35 minuti e 58 secondi. La giornata mondiale del bacio vuole ricordare che gli esseri umani sono creature caratterizzate da sentimenti, i quali guidano l'uomo nelle proprie scelte, qualsiasi esse siano. Il bacio, infatti, è un gesto innato che racchiude un insieme straordinariamente ampio di significati sin dall'antichità. I latini, ad esempio, usavano tre termini per indicare l'atto del bacio. Per osculum si intendeva il bacio del rispetto, con savium si indicava il bacio della libidine. Infine, con suavium si riferiva al bacio come atto di fedeltà che soffriva la futura sposa da parte dell'uomo. Nell'immaginario collettivo oggi il bacio è strettamente collegato al sentimento d'amore, ma in realtà i baci fanno parte di precisi rituali e sono espressione di sentimenti di differente natura che contemplano non solo l'amore, ma anche l'affetto materno e filiale, la tenerezza, la simpatia, la lealtà, la gratitudine, la compassione, la gioia o il dolore. Ce n'è uno però considerato forse quello più ricco di significato emotivo e sentimentale, il primo. Il primo bacio è infatti un momento della vita indimenticabile, una vera e propria scarica emotiva unita alla sensazione di avere le farfalle nello stomaco.